Ben ritrovati, vi presentiamo le previsioni meteo marine per il fine settimana del 5-6 settembre. Cominciamo dalla giornata di sabato, che sarà caratterizzata dal passaggio di una copertura nuvolosa dal Gargano alle Murge, senza però previsione di precipitazioni. Le temperature massime saranno comprese tra circa 32 gradi sui rilievi più alti a 36 gradi nelle pianure. I venti saranno da deboli a moderati, in intensificazione durante le ore più calde e con tendenza a provenire dal quadrante sudorientale nella prima parte e sudoccidentale nella seconda parte della giornata. Il mare sarà da poco mosso a mosso, con moto ondoso più ampio in vicinanza dei litorali esposti a sud. Seguendo lo stesso andamento temporale dell'intensità del vento, l'ampiezza delle onde aumenterà nelle ore centrali della giornata. La temperatura superficiale del mare lungo le coste sarà di circa 28 gradi su tutte le coste pugliesi, con punte di 29 nel golfo di Manfredonia. Le correnti marine costiere saranno deboli, con generale tendenza ad orientarsi verso nord-ovest lungo la costa adriatica nella seconda parte della giornata. E passiamo alla giornata di domenica 6 settembre. Rispetto alla giornata di sabato il tempo cambierà. La nuvolosità scomparirà su quasi tutta la regione tranne residui sulle Murge nella prima parte della giornata. Le temperature massime saranno in netto calo rispetto alla giornata di sabato con valori dai 21 ai 32 gradi. I venti si orienteranno da settori settentrionali con intensità da debole a moderata lungo la fascia costiera. Da poco mosso a mosso l'Adriatico fino a molto mosso al largo di Bari nelle prime ore della giornata. Il Mar Ionio sarà poco mosso. La temperatura media superficiale è intorno ai 28 gradi, ma almeno un grado più fredda lungo la costa fra Barletta e Bari. Terminiamo con un esempio di profilo verticale della temperatura. Al largo di Trani il profilo mostra una variazione da circa 27 gradi in superficie a circa 14 gradi al limite inferiore del termoclino posto intorno agli 80 metri di profondità. Il team di Che Mare Farà in Puglia vi invita come sempre a scaricare l'applicazione Sea Condition disponibile sia su Google Play che su App Store per approfondire le nostre previsioni e vi augura un buon fine settimana.